rock. Perché, Fabio? Dillo tu. Firenze Rock Festival. Yeah! No, non siamo pazzi. O meglio, probabilmente con questo caldo lo siamo ad andare a un rock festival. Perché? Un quarto alle 7 ci sono 27 gradi. Mi aiuto. Comunque, stamattina giornata specialissima. Abbiamo appena lasciato a casa la nostra cipollina dai nonni, perché portarla al rock festival non era cosa da fare. E adesso stiamo partendo per Firenze, perché c'è il rock festival e soprattutto perché finalmente dopo... Quanto è passato? Quanto è passato dall'ultima volta che siamo andati? 2010. Dal 2010, cioè sono passati ben 7 anni, io finalmente rivedrò i miei Aerosmith. Sono felicissima. Cioè... sprizzo felicità da ogni poro, voi non potete capire la contentezza. Io sprizzo sudore da ogni poro. Anche perché fa veramente caldissimo. E infatti devo ammettere che fino all'ultimo eravamo abbastanza incerti se andare o meno. Fabio adesso sta andando a prelevare al banco. Eravamo abbastanza incerti se andare o meno perché fa veramente caldissimo. Non so neanche più come mettermi. Mi metto così. Fa veramente caldissimissimissimissimo. In questi giorni ci sono tipo 32, 33, 34, 35 gradi. E hanno messo che oggi ce ne saranno percepiti più o meno 40. Cioè, io sto malissimo. Anche perché chi come me soffre di pressione bassa veramente fa fatica, fa molta molta fatica a stare sotto il sole. E niente, adesso stiamo andando a portare giù le cose del bed and breakfast che abbiamo prenotato. Abbiamo trovato un bed and breakfast abbastanza carino. Bed and breakfast. Bed and breakfast abbastanza carino. E poi si va per il concerto. E niente, noi ci vediamo direttamente al bebè. A dopo.
fa un caldo boia. Buongiorno Trivini. Post concerto, cotti. Colazione time. Allora, com'è stato il concerto? Il concerto è stato a dir poco esorbitante. Sono stati tutti bravi, tutti i gruppi, anche di Favana e sì. I Placebo, non li avevamo mai visti dal vivo. Veramente bravo. E di Favana per me sono stati veramente una sorpresa, non me l'aspettavo. Sì, non era il mio genere di musica, però. Il mio sì, invece. E anche molto Passivo, bravi. Devo dire che sono stati bravissimi. Molto. L'organizzazione è stata perfetta. A parte i tappi delle bottiglie, qualcuno mi dica perché non fanno portare i tappi delle bottiglie. Ce l'ha questa storia dei tappi delle bottiglie. Datemi una motivazione. Comunque, no, volevamo raccontarvi pochissimo, perché adesso andremo a fare un giro a Firenze, perché possiamo stare qua fino alle 11, ma stamattina ci siamo svegliati tardissimo. Un po' tardi, abbiamo fatto colazione. Sì, perché ieri siamo dovuti tornare a piedi, circa un'oretta di strada. È stato taxi improbabili. Taxi improbabili. E così. Però no, il concerto è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo cantato un sacco, abbiamo annusato delle cose che era meglio non annusare nella vita. Anche le ascelle. Tra cui le ascelle. E niente, adesso partiamo. Vediamo se troviamo un parcheggio in centro a Firenze. Sì, perché cos'è che c'è oggi? C'è la rievocazione del calcio storico, che è a San Giovanni oggi qua a Firenze. Quindi ci sarà un bordello allucinante. Speriamo di riuscire veramente a trovare un posto dove parcheggiare, perché non siamo mai state a Firenze. Siamo stati un sacco di volte in Toscana. E l'abbiamo girata anche un sacco, ma mai Firenze, quindi speriamo di riuscire ad andare a vedere qualcosa di Firenze. Se riusciamo portiamo anche voi e poi andiamo a mangiarci una bella fiorentina di quelle giuste e poi si torna a casa da pesca. E niente, noi adesso vi lasciamo, ci sentiamo. E se riusciamo vi facciamo vedere qualcosina. We'll be right back.
a pranzo. Dopo quanto di coda? Oh, quarto d'ora, neanche tanto. Cioè, guardate dietro la fila. C'è dietro la fila, c'è la coda perché non si può prenotare in questo posto che si chiama Trattoria dell'Oste. È stra recensito su TripAdvisor, secondo noi è uno dei motivi per cui c'è pieno. Oggi farà 50.000 euro. Sì, sì. Cioè, e guardate il menù, tutti con la fiorentina, cioè questo mi ispira un sacco, il menù Chianina mi ispira tantissimo. E adesso aspettiamo di prenotare e di mangiare le pappe. Fame. Pane, focaccia. Quartino di vino della casa, com'è? È buono? Sprite per me, per la stemmia. E adesso aspettiamo la canne, la ciccia, come si dice qua, la ciccia.